Oggi in audizione avete sentito diverse categorie di tassisti, qual è la questione? Ma sì, abbiamo ascoltato in audizione i tassisti dopo che abbiamo ascoltato qualche settimana fa gli NCC. Sappiamo che il governo nazionale ha affrontato questa tematica, con certo non nascondiamo qualche problema di convivenza tra i due soggetti. Il nostro auspicio, soprattutto in Regione Lombardia, è comunque quello di avere una convivenza proficua che vada a vantaggio soprattutto degli utenti, quindi della cittadinanza, che hanno bisogno sia dei tassisti che del servizio NCC. Quello di cui non abbiamo bisogno è naturalmente degli abusivi o di chi magari acquisisce delle licenze fittizie molto lontane dalla Regione Lombardia per poi venire qui a lavorare in Regione Lombardia. Questo è un obiettivo comune. Ecco, stiamo parlando del decreto 135, ma in realtà cosa prevede? Cos'è che contestano queste categorie? Diciamo che l'oggetto della mozione che abbiamo presentato anche in Consiglio regionale era relativo all'ambito di lavoro, l'ambito territoriale su cui si possono muovere gli NCC, che dalla parte degli NCC si fa notare come il vincolo strettamente provinciale in alcune realtà, pensiamo alla conurbazione milanese, può rappresentare un ostacolo importante allo svolgere l'attività normale. Ecco, questo è uno dei punti su cui la Regione Lombardia vogliamo che si impegni a dirimere la questione.